Rifai il letto, no, raga. Forse non avete capito, sono davvero troppo stanca. Non riesco. Votate tutti sì. No, vi prego, raga, sono stanca. Tanto non lo rifaccio, è inutile che votate. Gne, gne, gne. No, la chat non comanda, non rifarò il mio letto. Smettetela. Dici sub per rifare il letto, va bene. Se raggiungiamo le 10 sub giornaliere, prima che finisca la live. Rifaccio il letto. Sì, povero letto. Ma dai, ma non è messo così male. Cioè, mi muovo un po' durante la notte, ok. E lo disordino leggermente. Però non è messo così male. No, faccio, non ci voglio. Sono stanca, dai. Già non posso stare tanto in live. Poi mi devo pure mettere a fare il letto. Adesso faccio il letto. Il brufolo si chiama Billy, come tutti i brufolini. Che palle. Dovrei fare il letto per poi smontarlo tra qualche ora. Cioè, non ha senso, non ha senso. Povera Barbarella. Siamo qua su questo nuovo tutorial. Come fare il letto totalmente a caso by Barbara. Prima cosa, prendere la cosa da mettere giù. E fare questo movimento a caso. Fare questo movimento a caso. Distenderla per bene, tipo la pasta della pizza. Qua ci sono dei vestiti, facciamo finta di non aver visto nulla, non sono per niente disordinata. Ok. Ci impiego 5 secondi a fare il letto, però vabbè. Distendiamo bene, mettiamolo in maniera più dritta. E una volta messo, credo sia messo abbastanza bene. Mettiamo sopra la coperta. Mettiamo sopra la coperta. È pesante. Stacchiamo eventuali robi che si sono attaccati. Perché ho studiato sul letto. Sì, l'ho letto. Io studio sul letto. Mettiamola bene anche da questa parte. Così. Ed è bello. Clap, 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 aia. Clap, 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 clap. Ok, era meglio prima. Sì, effettivamente l'ho fatto davvero male. Cosa è successo? Vabbè, vabbè, fa niente. Però mi merito delle clap, clap. Delle clap, clap.